Belle donne, buongiorno e benvenute in questo primo video del 2022. Come vedete, siamo ancora sotto le feste e lo vedete appunto dal mostro qui dietro le mie spalle, l'albero di Natale più brutto di Bologna, dell'Emilia-Romagna, d'Italia, di tutte le terre finora emerse, però anch'io ho il mio alberino di Natale, per quanto sfigato esso sia, e come tutti lo disperò tra pochi giorni. Oggi facciamo un video diverso, vorrei cominciare il 2022 con un video un po' diverso dal solito o comunque insomma con un tipo di video che non faccio veramente da tanto tanto tempo, e cioè un video dedicato alle domande più o meno imbarazzanti che spesso mi vengono poste qui sotto nei commenti dei video oppure nei messaggi privati. Quindi, se siete curiose di sapere che tipo di domande imbarazzanti mi sono state fatte durante lo scorso anno, continuate a guardare il video. E come sempre vi ringrazio per essere qui. Le mie iscritte di sempre, le nuove iscritte e coloro che passano di qui per caso per la prima volta. Se vi va, fate un giro sul canale e mettete like ai video che vi piacciono. Se poi vi fa piacere, iscrivetevi. È semplicissimo, basta cliccare il tasto rosso che trovate qua sotto. E se volete darmi anche un'ulteriore supporto, fate conoscere questo canale alle vostre amiche. Allora, prima di cominciare con le domande, vorrei raccontarvi un po' cosa c'è dietro a questo video. Voi sapete che i video ask e i video rispondo alle vostre domande, oppure i post su Instagram, le storie, fammi le domande, rispondo alle domande, eccetera, sono una cosa molto comune. Magari a vostra volta avete già partecipato a questo tipo di video o di post. Io un po' di volte ci ho provato, ma la cosa non è mai andata, come dire, a buon fine, perché magari quando chiedevo e sollecitavo, fatemi delle domande, non mi arrivavano un numero di domande sufficienti. Magari quel video era stato visto da poche persone, oppure le persone a cui avevo chiesto di farmi delle domande in quel momento erano un po' a corto di idee, magari non avevano voglia di rispondere, può essere tutto. Allora ho deciso di non chiedere più, di non sollecitare più le domande, semplicemente di raccogliere quelle che mi venivano fatte in privato nel corso del tempo, e quando avessi raggiunto un numero sufficiente di domande interessanti, condivisibili pubblicamente, allora avrei creato il video. E questa cosa a un certo punto è arrivata a compiersi, nel senso che nel 2021, fra le varie domande che mi sono state rivolte in privato, e vi assicuro che sono tante perché la maggior parte delle persone che mi seguono non ha magari il coraggio, non vuole mostrarsi, non vuole dire pubblicamente, fare domande pubblicamente, ma preferisce farlo in privato, a quel punto ne ho raccolte un po'. E adesso ho il materiale per fare questo video. Alcune, vi dico la verità, le ho dovute scartare perché erano un po' troppo personali e non me la sentivo. Ci sono argomenti che preferisco non portare qui su YouTube, su Instagram o da nessun'altra parte, nessun social. Però altre invece erano interessanti, un po' imbarazzanti, ma dipende. Dipende anche dal momento, dipende anche dallo stato d'animo che si ha nel momento in cui vengono poste, però le ho trovate, per quanto appunto un po' imbarazzanti, comunque interessanti e, come dire, spunti di riflessione proprio anche per quello che riguarda il tema di questo canale e in particolare la moda. Comunque non vi sto a tediare più di tanto e direi che passiamo subito alla prima domanda imbarazzante. Non ti scoccia dire dove acquisti i tuoi capi d'abbigliamento? Non preferiresti tenerlo per te così non ti copiano? Allora, carissima, ovviamente non dirò il nome. No, non mi scoccia assolutamente. Io credo che, però, se mi fai una domanda del genere, vuol dire che non hai capito bene il senso di questo canale, perché il senso di questo canale è condividere in maniera leggera e divertente un argomento che mi sta molto a cuore perché è una delle mie grandi passioni, e cioè la moda. Quindi per me la moda è condivisione. Per me è normale, è sano, è divertente, è bello raccontare dove si trovano i capi d'abbigliamento che mi piacciono e che acquisto, perché è come se facessi un servizio, come se mettessi a disposizione degli altri delle informazioni che potrebbero essere utili. Non ho nessuna paura di essere copiata, non ho nessun timore di vedere qualcuno in giro con un capo d'abbigliamento uguale a quello che indosso io. È una cosa che non mi ha mai spaventato, non mi ha mai dato fastidio,
E non mi darà mai fastidio, anzi, lo considero un motivo d'orgoglio, perché se qualcuno mi vede e trae da me un'ispirazione per i propri look, significa che ho fatto qualcosa di buono, cioè che ho trasmesso un'informazione utile, che ho trasmesso un bel mood, che ho dato uno spunto per far creare un look anche a qualcun altro, e quindi vuol dire che lo scopo del canale è raggiunto e che il canale funziona. Devo dire che in passato mi è capitato di incontrare delle persone che avevano questa paranoia e che addirittura mentivano in merito appunto a dove facessero i loro acquisti, quindi si inventavano negozi sconosciuti, località lontane, viaggi a chilometri e chilometri per trovare la tal camicia, il tal pantalone. A me sembra folle, a me sembra assurdo, non c'è niente da nascondere, non c'è bisogno di tutta questa privacy. Se vogliamo cose che siano solo nostre, che nessuno potrà mai avere, andiamo da una sarta, ci facciamo realizzare le cose che ci piacciono, ma nel momento in cui ci rechiamo in un negozio e acquistiamo un prodotto reperibile sul mercato, va da sé che ci saranno altre persone che acquistano quello stesso prodotto e per quanto non sia così probabile, ma può sempre succedere di incontrare qualcuno che ha comprato lo stesso capo d'abbigliamento che abbiamo comprato anche noi. Io non lo considero un'offesa, non lo considero un affronto, anzi lo considero un punto in comune. Ti è piaciuto esattamente come è piaciuto a me. Ci piacciono le stesse cose. È una cosa bella, cioè non riesco veramente, non riesco a capire il problema. E devo dire la verità. Se ci si fanno dei problemi del genere, secondo me è un po', come dire, più la fatica del gusto, si dice a Bologna, c'è una gran fatica sprecata perché non, è un problema non problema, cioè un problema che non ha senso di esistere. Comunque, questo è il mio pensiero. Questa domanda devo dire che mi ha colpito particolarmente perché appunto mi ha ricordato queste esperienze del passato con persone che si inventavano acquisti improbabili in località ancora più improbabili e invece poi compravano nella bottega sotto casa, ma insomma è tutta molto da ridere. Seconda domanda imbarazzante, non per me. Quanti anni hai? Che bella domanda. Allora, io non ho mai fatto mistero qui sul canale di quanti anni ho aperto il canale, che ne avevo 48, adesso ne ho 56, quindi è un bel po' che sono qui sul tubo. E sto invecchiando sul tubo, questa è una bellissima notizia, credo che farà felici tutti quanti, però insomma io mi sto divertendo un sacco e quindi non mi do un limite di età per continuare a stare sul tubo. Ho compiuto 56 anni l'11 settembre del 2021, sono orgogliosissima della mia età perché dietro la mia età c'è tutta la mia vita e purtroppo ho tanti coetanei che non ci sono più. Questo è un dato di fatto di cui sono venuta a conoscenza nel corso degli anni, anche vecchi amici di infanzia, insomma, situazioni che mi hanno fatto capire che non bisogna dare per scontato il fatto di invecchiare. Invecchiare è un privilegio, l'unico modo per non invecchiare è andarsene prima. Quindi benvengano i 56, i 57, i 60, i 70, tutti quelli che ci saranno. Sono sempre i benvenuti, l'importante è viverseli al meglio. Domanda imbarazzante numero 3. Oddio, oddio, ti tingi i capelli? certamente sì, mi tingo i capelli perché ho un po' di capelli bianchi, ho iniziato ad avere i capelli bianchi verso i 45 anni e non li ho tutti, tutti bianchi, anche perché se li avessi veramente tutti, tutti bianchi, l'idea di farli. Di lasciarli bianchi naturali, magari con delle sfumature viola o lilla, mi piacerebbe un sacco. Ma sono un po' così misti, pepe e sale, alcuni sono scuri, altri sono chiari. Quindi per il momento vado di radici, quando vedo che cominciano a brillare qui in questa zona, allora vado a coprire. Poi non si sa, ripeto, non escludo di passare al bianco totale quando ci sarà la base per poterlo fare. Però non sarà solo bianco, sarà anche viola, perché comunque questa è un'esperienza che prima o poi nella mia vita voglio vivere. Domanda imbarazzante numero 4. Perché il tuo canale ha pochi iscritti?
Oddio, questo ogni tanto me lo domando anch'io, anche perché ci dedico tanta energia a questo canale, però devo dire che anche con un numero, direi assolutamente limitato di iscritti, mi dà delle grandi soddisfazioni. Innanzitutto diciamo che io non ho tanti iscritti perché rappresento una nicchia, cioè YouTube è immenso, è un motore di ricerca, qui c'è di tutto, dai videogame al montaggio di motori elettrici, alla filosofia, al come fare le macro su Excel, quindi c'è il beauty, cioè è un mondo nel mondo. Per cui la nicchia di donne mature, appassionate di moda e bellezza, è una nicchia piccola e oltretutto, insomma, io lo vedete, lo sapete voi che mi seguite, per chi non lo sa, io non sono molto amante del mainstream in nessuna delle sue manifestazioni, quindi io non parlo, non ascolto, non mi occupo di musica mainstream, di cinema mainstream, di tutto quello che è molto molto popolare, quindi non faccio per esempio i calendari dell'avvento, non faccio i video svuota la spesa, non faccio i video da casalinga su come si pulisce la casa, non so cucinare, non posso fare i video di cucina perché farei il video di una che si fa un uovo al tegamino, spiegatemi quale può essere l'interesse di vedere una che si fa la pasta in bianco e l'uovo al tegamino. Io non cucino, non mi piace, mi annoia, mi rompe le scatole, non sono capace, faccio dei disastri, quindi è inutile. Lì non è il mio mondo. Quindi ho un mondo ristretto, un pubblico ristretto, una nicchia ristretta, faccio delle scelte qualitative perché comunque anche in ambito di make-up e di beauty, parlare di moda low cost, di beauty low cost, di prodotti low cost attira molto di più rispetto invece al voler scegliere prodotti magari un po' più di qualità, un po' più costosi, perché si viene a tagliare via proprio una fetta di pubblico che non è interessata e quindi alla fine rimaniamo pochi. Io sono sempre stata convinta del pochi ma buoni, è un po' una mia filosofia di vita. C'è anche da dire che io non ho alle spalle un'agenzia, gli esperti, i guru, diciamo i social media manager che sanno come farti crescere con mille accorgimenti, trucchi e trucchetti. Non faccio gli AD, l'advertisement su Google, non faccio i Google Ads a pagamento, che sono appunto delle forme pubblicitarie che permettono di mostrare i propri video a un pubblico vastissimo e quindi è chiaro che facendo quelli poi le persone arrivano. Quindi insomma mi affido un po' a quello che YouTube fa per me, quindi è YouTube che mi mostra al pubblico e se mi mostra poco, come per esempio in questo periodo, allora io vengo vista da poche persone o pochi iscritti. Quando invece a YouTube gli gira la ciribricoccola di mostrarmi di più perché cambia l'algoritmo, eccetera, allora vengo vista da più persone e arrivano più iscritti. Insomma, è un po' un'onda che va e che viene, di cui io mi preoccupo, devo dire sinceramente, il giusto, perché appunto, pochi ma buoni mi va bene. La qualità per me è sempre da preferire alla quantità e le persone che sono qui mi sono molto care, per cui diciamo che insomma sono contenta così. A maggior ragione devo dire che nonostante ciò in questo periodo mi stanno arrivando alcune collaborazioni che io ritengo veramente valide, interessanti, non mainstream, ma appunto da aziende di nicchia, ma di ottima qualità. E quindi, insomma, il fatto di non avere i milioni di iscritti non mi interessa perché il mio canale sta funzionando bene nel proprio piccolo angolino e per me, vi assicuro, va benissimo così. Anche se naturalmente io vi aspetto e più siamo, più sono contenta. La quinta domanda è la quinta, non lo so, devo aver contato male, se ho sbagliato a contare non ci badate. Comunque, la quinta facciamo domanda imbarazzante e questa è molto di attualità e io non voglio assolutamente scatenare l'inferno, per cui sarò telegrafica. Insomma, la domanda, la patata bollente di questa domanda è: sei vaccinata? La risposta è sì. Ho già fatto anche la terza dose, l'ho fatta il 15 di dicembre e sono assolutamente favorevole al vaccino e quindi basta, la chiudiamo qua, perché se no poi lo sapete che si scatena l'inferno, quindi ok, sono vaccinata, ciao, 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 ciao.
Ultima domanda, non è imbarazzante, anzi mi fa molto piacere ed è una domanda molto semplice e molto comune. Che lavoro fai? Allora, io adesso non vi rispondo perché avevo già in programma di fare un video in merito appunto al lavoro come diciamo parte della vita di una donna di più di 50 anni, perché appunto il mio target sono le mie coetanee, anche se tutte, anche le bambine di 8 anni sono le benvenute su questo canale, però io sento di voler parlare di quella che è la mia realtà, di come una donna di 50 anni vive nel 2022. E il lavoro è un argomento molto importante e negli ultimi anni, poi insomma, con tutti i problemi che ci sono stati, per le donne della mia età possono essere stati anni anche molto difficili. Per cui io al momento non rispondo a questa domanda perché sto preparando un video dedicato a questo argomento, cioè le donne cinquantenni e il lavoro. Si può cambiare vita? È possibile? Ci si riesce? Cosa si può fare per cambiare la propria vita lavorativa? Ci sono dei percorsi obbligati, abbiamo delle chance, c'è chi si è stufato e gliela dà su e non vede l'ora di andare in pensione. Insomma, ne parleremo insieme se vi fa piacere e nel caso, appunto, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Bene, belle donne, queste erano le domande un po' imbarazzanti, parzialmente, in parte imbarazzanti, che mi sono state fatte durante il 2021. Naturalmente è una selezione perché quelle molto imbarazzanti, come vi ho detto prima, le ho segate via perché non me la sentivo di rispondere. E insomma, mi ha fatto piacere iniziare l'anno con voi con un video relax, un video di chiacchiere. E se vi fa piacere, io vorrei prendere l'abitudine di fare ogni tanto anche questa tipologia di video. Se vi piace l'idea, come sempre, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Vorrei concludere questo video facendovi gli auguri per il 2022. Vi auguro di portare avanti i vostri progetti, i vostri obiettivi, di vederli soddisfatti e realizzati, ma senza ansia, senza stress, un passo alla volta, anche perché direi che di situazioni stressanti ne abbiamo già a sufficienza, sia nella vita di tutti i giorni, sia appunto a causa appunto del momento storico che stiamo vivendo. Quindi relax e un passo alla volta e vedrete che prima o poi arriviamo dove vogliamo arrivare e comunque io ve lo auguro con tutto il cuore. E allora, se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo adesso, iniziate l'anno nel migliore dei modi. Cliccate su questa foto e iscrivetevi a Zoe Fashion and Beauty. Se invece volete dare un'occhiata, così anche panoramica, a tutti i miei video con le guide shopping, dove vi spiego come muovervi e come organizzare il vostro shopping, fatelo cliccando sulla foto in alto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video. Nel frattempo, un bacione e tanti auguri!